sai perché devi essere sicuro? Eccoci con Lucio Leonardelli, vittoria epocale e storica per Maria Teresa Senatore, la prima donna sindaco a Portogruaro. Lei è uno di quelli come Renzo Mazzon che ha lavorato molto dietro le quinte e non si è visto in prima persona nelle TV, però ha fatto un gran lavoro. Qual è il segreto di questa vittoria? Beh, innanzitutto direi che l'importante è la determinazione e la volontà che ci ha messo Maria Teresa Senatore, perché indubbiamente non era una campagna elettorale facile, anche se l'aria che c'era la si respirava, evidentemente lo si è visto con le regionali, con la vittoria di Fabiano Patrizani, lo si è visto anche in occasione della presenza che è stata da qualcuno sminuita, ma che in effetti invece è stata, direi, molto forte, e anche questa determinante di Luca Zaia, che è Portogruaro, ma anche Salvini prima, perché Salvini a suo tempo, però direi soprattutto la presenza del governatore del Veneto qui, che ha dato delle rassicurazioni forti nonostante qualcuno le abbia tentato, ripeto, di sminuire sia la presenza, dimenticandosi che oltre alla piazza di Portogruaro era stato anche precedentemente Lugoniana, Portovecchio, aveva girato le frazioni, quindi dando già un segnale di... Dove voi avete vinto nettamente sulle frazioni? Le frazioni sono state, c'è stata una vittoria netta su tutte sostanzialmente, a parte Giussago, dove comunque c'è stata una differenza di una ventina di voti, ma per il resto tutte le frazioni. E quindi direi che il segreto è stato anche questo, quello poi di comunicare anche, ed è stato un lavoro non facile, quello che era, come dire, l'obiettivo che si voleva raggiungere. Torno a dire, non si era iniziato con Fabiano Patrizani, che dice, anche quella è stata una vittoria importante, gestita direi molto, molto bene, grazie a lui evidentemente, anche perché non ricordo, è stato l'unico ad ottenere almeno un voto, ma ha ottenuto voti su tutti i comuni della provincia di Venezia, e quindi già quello era un segnale forte. Quello a Portogruaro, torno a dire, non era un impegno facile, perché lo sappiamo, è un'amministrazione che governa una città da oltre 20 anni, 25 anni, e non era facile ovviamente, però questo fa parte anche della democrazia, credo che sia giusto anche che l'alternanza esista, la si voleva, molti cittadini l'hanno chiesta, l'hanno ottenuta grazie ai voti, adesso io credo che sia giusto e importante da domani partire senza quello spirito, come dire, anche di odio, di astio che c'è stato soprattutto in questi ultimi giorni da parte anche di qualche esponente del centro-sinistra, partire invece domani con la squadra giusta per quanto riguarda Maria Teresa Senatore, ma direi anche con una collaborazione generale, perché ci sono molti punti da portare avanti. Ricordo peraltro che c'è stata anche la vittoria di Brugnaro a Venezia, questo è anche altrettanto un buon segnale anche per i rapporti che ci saranno con Venezia nell'ambito della città metropolitana e quant'altro. Quindi ci sarà, come dire, molto da fare, molto, molto impegno, e credo che sarà anche molto da lavorare, soprattutto, come dicevo prima, sull'ambito anche proprio della comunicazione, di quello che bisognerà. Sì, io volevo approfittare della sua anche notevole esperienza in Consiglio Comunale. Volevo strappare una previsione su quale sarà la condotta dell'opposizione a questo punto, perché non dimentichiamoci che tra i banchi ci sarà anche l'undicesimo uomo che è Scarpa, che fa parte della coalizione che ha appoggiato esternamente, insomma, il centrodestra. Lei, al di là anche del cittadino che si aspetta molto dalla senatore perché vuole il cambiamento, la giunta da fare, come saranno i prossimi giorni? Ma indubbiamente, guarda, io ho fatto 9 anni di opposizione e quindi posso tranquillamente dire che fare l'opposizione non è facile, quindi a volte io, per quanto riguarda la mia esperienza, ho sempre cercato di farla in maniera estremamente equilibrata,
ovviamente portando avanti quelle che erano le tesi della minoranza quando serviva, ovviamente, ma cercando anche di dare un contributo rispetto a quelle che potevano essere anche, come dire, le proposte che venivano dalla maggioranza. Io credo e spero e mi auspico anche che ci sia, al di là della prima fase che inevitabilmente ci sarà, ovviamente perché per chi perde non è sempre facile evidentemente, ma io spero e mi auguro che quantomeno ci possa essere una opposizione costruttiva dove possibile. C'è giustamente, lo ricordava, anche stranamente all'interno del gruppo di opposizione per il gioco elettorale evidentemente dovuto ai non apparentamenti la presenza dell'amico Paolo Scarpa. Io credo e penso che lui collaborerà sicuramente fattivamente, avendo dato anche appoggio esterno con le proprie liste a questa vittoria, e la sua esperienza sicuramente sarà importante e rilevante, anche più rispetto a quello che dicevo prima, ai risultati che sono ottenuti nei rapporti con la città di Venezia, ma non solo, anche con la regione stessa, e quindi penso che la stessa Maria Teresa Senatore credo avrà nei suoi confronti sicuramente un occhio di riguardo rispetto a quello che dovrà essere il suo ruolo, questo non sta a me dirlo, sta a aspettare a lei. Per quanto riguarda i cittadini è ovvio che si attendono questo cambiamento di cui tanto si è parlato. È un cambiamento che bisognerà capire poi come dovrà essere concretizzato, dovrà essere trasformato. Ci sono tante attese da parte degli operatori commerciali, da parte dei cittadini in generale, anche se ricordo che purtroppo c'è stato anche qua, voglio dire, una buona percentuale di cittadini che non sono andati al voto, al di là di quella che è la percentuale abbastanza fisiologica che ormai ricorre del 20-25%, ma c'è comunque una piccola percentuale, o comunque una percentuale che deve essere tenuta in considerazione. E spetterà alla Maria Teresa, alla sua squadra, alle varie liste che l'hanno sostenuta, l'hanno appoggiata, a trovare la quadratura del cerchio rispetto a un programma che, nonostante sia stato più volte detto, è un programma che comunque ha tutta una serie di elementi in comune. Ovviamente ci sono chiaramente anche delle diverse sensibilità rispetto a alcuni argomenti all'interno delle liste stesse, ma questo credo che anche questo faccia parte del gioco della politica, del gioco delle cose, e io penso che poi alla fin fine si possa sicuramente, come dire, trovare i punti di convergenza per poter andare avanti. Sì, allora chiudiamo collocando Lucio Leonardelli in questo quadro che è appena dipinto. Lei sarà un consigliere all'ombra, nell'ombra. Che ruolo avrà in questo momento politico che ci vede a questo cambiamento epocale? Onestamente non lo so, quindi non so dare alcun tipo di risposta, prima perché non ne abbiamo mai parlato sinceramente, quindi non lo so. È chiaro che se mi verrà chiesta una collaborazione, in un certo senso io comunque sarò in grado di, e spero, quelle che sono le mie possibilità, di potergliela dare sicuramente rispetto appunto a quello che dovrà essere il percorso che inizierà da domani. Dopo quello che, se ci sarà un ruolo, quello che potrà essere, onestamente non lo so, non ne abbiamo mai parlato appunto, e staremo a vedere. È importante che ci sia stato un risultato. Come dicevo prima, è un risultato che fa parte di una logica democratica che deve sempre esserci. Probabilmente questa alternanza forse sarebbe stato giusto che ci fosse prima. È arrivata adesso, grazie anche al primo sindaco donna che Portogallo ha e avrà da domani, e staremo a vedere. E quindi intanto in bocca al lupo a lei e alla sua squadra. Dopo, per quanto mi riguarda, io sono sempre qua. Quindi vedremo. Bene, grazie a Lucio Leonardelli. Grazie.